chiama, sei tu, vieni, vieni. Perché oggi siamo qua perché potrei aver bisogno di uno di voi. Aspetta, se non mi conosci, sono Simo, sono da Control e se non hai idea di cosa sia, tranquillo perché trovi un'intera playlist con tutti i video di quello che abbiamo fatto per tirar su la struttura sin da quando qui era ancora un rudere. Mentre oggi abbiamo sia il nostro spazio co-working che la nostra sala fitness. Ora, ho deciso di dividere questo video in due parti. Una che riguarda delle cose più, direi, analogiche, quindi proprio fisiche, e una invece che riguarda delle figure che sto cercando nel campo più digital. Ma iniziamo. Allora, per quanto riguarda gli spazi di Control, quello che ho voluto fare è stata aprire con quello che potrei definire il minimo indispensabile per poter validare l'idea del business e vedere se effettivamente nella pratica avrebbe avuto senso unire uno spazio co-working a uno spazio fitness. Motivo per il quale questa prima stanza che ospitava il co-working si presentava troppo ampia. E quindi, trovate ancora il video, ho voluto creare questa parete per dividere lo spazio e lasciarmi del margine di cambiamento. Quello che ho fatto negli ultimi mesi è stato raccogliere il feedback di tutte le persone che sono venute qui a lavorare e la cosa che è emersa più di frequente è stata la necessità di fare delle call, che poi la maggior parte delle volte ti fanno perdere tempo con queste call quando tutto potrebbe essere risolto con una mail, dai. Quindi qua vorrei abbattere questa parete e qui in fondo costruire dei uffici chiusi, nella mia idea vetrati, altrimenti diventa troppo angusto, dove poter appunto fare delle call. Ovviamente vi metterò delle reference di foto e video, visto che non mi so spiegare forse benissimo, di quello che ho in mente. Quindi se siete architetti, costruttori, non so neanche in che campo dovreste stare, ma se potete darmi una mano sulla costruzione di questi uffici, ben venga. Sicuramente nel momento in cui andremo ad abbattere questa con delle mazze e dei martelli, vi chiamerò, perché serve sempre sfogare un po' la propria rabbia. Ma spostiamoci nella palestra, dove anche di qua cosa ho fatto? Ho messo il minimo indispensabile per quanto riguarda gli attrezzi, per poi vedere come si sarebbe voluta la cosa. E ad esempio, con la nascita del nostro ultimo corso co-workout, che saranno dei mini gruppi, visto che volevo estendere il concetto di community, luogo di ritrovo, luogo di scambio, ma offrivo solo delle lezioni one to one, che magari poco si sposavano con quest'idea. Ho quindi introdotto questi gruppi e ho notato che ad esempio avere uno spazio molto ampio dove poter fare esercizi e corse anche a corpo libero, soprattutto con le nostre Blissbod, le amate lucine, è fondamentale. Quindi qui vorrei solamente creare delle cose che vadano a dividere visivamente gli ambienti, ad esempio quel nuovo spazio in fondo dedicato al corpo libero, ma che non intralcino quelli che poi è il passaggio. Quindi vorrei fare delle cose che ho scoperto grazie a tutti i miei contatti su Instagram che mi rispondono e piano piano mi fanno affinare le mie ricerche, che quello che ho in mente da mettere come elementi si chiama la mira stirata. Quindi se anche su queste cose qui potete conoscere qualcuno che potrebbe dare una mano, ovviamente è ben accetto. Ora torniamo nel coworking che sono più comodo, così invece passiamo alla seconda parte, le figure che cerco nel campo digital e immateriale. Allora, ho voluto fare apposta prima un esempio di tutte quelle cose che sto cercando di fare, non tanto perché spero di trovare qualcuno di voi che sia appunto uno che può fare uffici vetrati alquanto difficile, quanto per spiegare la figura che potrebbe servirmi al momento, che è quella di una persona che potremmo definire assistente, che mi aiuti a fare tutta una serie di cose come, prendiamo l'esempio degli uffici di là vetrati, ci sarà da cercare quali ditte fanno questa cosa, scrivere una mail in cui si presenta più o meno il progetto, fissare un sopralluogo, ricevere poi preventivi e vedere un po' quale potrebbe essere un prezzo medio conveniente o meno per farli. Ecco, tutte queste cose in aggiunta a tutte le cose invece più strategiche che voglio fare io per portare avanti il progetto mi portano via veramente troppo tempo ed è secondo me la prima parte che devo delegare, visto che un anno esatto fa, trovate ancora il video, erano iniziati i lavori. Io da quella data lì più o meno ho tipo messo la retro, parcheggiato la mia vita in stand-by e sono H24 sul progetto, che è fighissimo,
però secondo me alcune parti posso benissimo delegarle e farmi anche dare una mano. Quindi se pensi di potermi dare una mano, ovviamente non devi essere di Milano per fare delle cose come potrebbero essere i preventivi, o ad esempio adesso andremo a fare un evento dove si mangerà e ci saranno da fare i flyer, i volantini, le cose da appendere, ci saranno da creare gli eventi per potersi prenotare, tutte quelle cose lì posso farmi aiutare sicuramente. In quel caso scrivimi alla mail che lascio qui sotto. E sempre a questa mail, la seconda figura che sto cercando è quella che si occupa invece di ads, e quindi advertising, principalmente su tutta la piattaforma Facebook, Instagram, ma anche Google volendo. Perché, visto che è un'idea nuova e che non ha riscontri da altre parti, e che la nostra soglia di attenzione dall'altra parte è di tipo 3 secondi, trovo veramente difficile far passare un ads, una pubblicità, che riesca a spiegare il concetto di questo doppio ambiente, che nel frattempo ti mantenga alta l'attenzione fino a capire l'offerta, eccetera. Quindi ci ho provato, abbiamo tra virgolette buttato un sacco di soldi, direi basta. Cerco qualcuno che mi aiuti lato ads. Anche in quel caso scrivimi. Ultima figura che mi servirebbe qui è quella di un trainer, che ovviamente sposa questa nuova idea di fitness. Quindi cerco qualcuno sia che possa fare dei turni qua in sede, ovviamente, sia che però un domani abbia anche quelle che sono delle ambizioni un po' più imprenditoriali, o che comunque gli possa interessare poter anche gestire un posto. Ah, ma sei ancora qui? Mi sa che io quello che dovevo dire l'ho detto. A te non resta che mettere like al video, commentare, e per qualsiasi di quelle richieste che ho fatto vi ho lasciato la mail. Noi ci vediamo al prossimo video.